La strada tortuosa che da Siena conduce all'Orcia, traverso il mare mosso di crete dilavate che mettono di marzo una peluria verde, è una strada fuori del tempo, una strada aperta e punta con le sue giravolte al cuore dell'enigma. Reale o irreale, solare o notturna, assorti ne seguivano il lungo saliscendi di padre in figlio i miei vecchi con un presagio di tormento. Reale o irreale, solare o notturna, interroga negli anni la mente e l'idea di vita le si screzia ad un volto doppio imprendibile, interroga il pianeta duro della landa, i poggi bruciati, le sparse rocche. Noi sentiamo che c'è gran parte dell'universo che sfugge e che noi solo per intuizione o per sogno o per immaginazione possiamo intravedere, ma la nostra esperienza è limitata. Quindi tutto è sottospecie umana, compreso il divino, no? Anche il divino, ecco, per questo io, entra nella nostra intelligenza, se mi permette, ecco, sottospecie umana. Campane, si impara un po' tardi a capire quanto sono importanti, no? Sono la voce di un paese, una città, di un paese. Io ricordo una volta tornavo, non so da dove, insomma, forse alla stazione di Firenze, cioè, aspettavo il taxi, e il taxi è la stazione dei taxi di Santa Maria Novella, della stazione centrale di Firenze, è di fronte a Santa Maria Novella, proprio alla Basilica. Era una domenica mattina, eh? E allora capì, ma Firenze ha questa voce, insomma, no? La voce delle campane di Santa Maria Novella. Le campane hanno veramente questa antichità congenita, no? Nella loro, hanno seguito la storia delle. Insomma, dicono qualcosa, io sono una città. E in fondo non è solo, come dire, la suggestione del luogo, è proprio la voce interna del luogo, no? Che si comunica, a chi ascolta. Città tutta battuta, camminata, scarpinata, frugata nei suoi vicoli, discesa e risalita sulla schiena inarcata nei suoi ponti, sorpresa nei suoi inferi, sorvolata in sogno. Città datami in sorte o in uso, o io a lei per il suo impossibile compimento. Eccolo, non ha remore e senza misericordia in lei il gran crogiolo delle trasformazioni in cenere, in letame, eppure un'alchimia celeste la diglabra, la pulisce di me d'ogni ombra, la squadra in geometrie e in luce, in puro nome le divampa, o flos.
Ho sempre inteso la poesia non come celebrazione dell'esistente, ma piuttosto come l'attesa, la proposta, il desiderio di qualcosa che ancora non c'è e che deve venire, no? E quindi in questa spinta in avanti che è costituzionale per me, questa attesa del dopo, dell'eventuale, no? Ha alimentato il mio lavoro fino ad ora. E quindi sì, può darsi che questa sia la ragione di una certa vitalità che ancora conservo, insomma. Per la poesia lei è stato insignito del titolo di senatore a vita dal Presidente della Repubblica, quindi vuol dire che si riconosce alla sua poesia un grandissimo merito. Lei crede che oggi la poesia sappia ancora essere mediatrice fra le domande dell'uomo e il mistero dell'uomo? Ma insomma, è quello che la poesia deve, deve fare per essere poesia nel senso profondo della parola, no? Per essere poesia da Omero in poi, ecco, questo rapporto fra il singolo e il tutto, fra il momento e l'eterno, insomma, fra il durevole e l'occasionale, l'ha sempre tenuto. E se non c'è questo respiro, non so se si può ancora parlare di poesia, si può parlare di scrittura, magari anche divertente e attraente, ma insomma l'animus poetico è questo, insomma. Aveva albero disobbedito alla sua norma. Aveva lui tradito o altri contrastato la sua forma, deviato dal suo fine la sua forza. E ora era deforme, per errore o cattiveria di chi? Si logora, si imbroncia. Non piangere, albero, non gemere. Gli gridano le rondini nei tuffi e negli affondo del loro mulinello. C'è un'armonia più estesa e misericordiosa che abbraccia anche il tuo scorpio. Lo modula, lo lima, lo commisura al suo perenne ritmo. Chi è? Non è nessuno, ma c'è onnipresente, colui che raccoglie questo dialogo e passa tra gli effimeri che passano nel vento inesauribile del mondo. Mario Luzzi, cosa cerca lei nella pittura? Ma, probabilmente la rivelazione di un oggetto visibile, ma più ancora di questo il rapporto che c'è fra questo oggetto rivelato e tutto quello che lo circonda. Cioè una scala di rapporti ad armonia, però che soltanto appunto attraverso l'intuizione pittorica probabilmente arriva all'uomo, insomma, ecco. Quindi nella pittura posso dire che cerco tutto, insomma, ecco, cerco tutto quello che può dare un significato alla nostra esperienza. Il pittore ce lo dà in questo modo, ma ce lo dà in un modo assoluto. Mia madre è all'origine, in fondo, della mia sensibilità
soprattutto religiosa, religiosa nel senso di considerare la vita qualcosa di non casuale, no? Ma che ha una sua intrinseca significazione. Questo è, mi viene da mia madre, questa tensione cristiana verso il prossimo, la carità. Aggiungere mia madre e la vita, di cui mia madre era una testimonianza primaria, ed è rimasta sempre per me, perché non è solo un affetto, è anche un'ammirazione. L'aver incontrato Flori mi ha introdotto nelle ragioni prime del cristianesimo. Ecco, e in questo mi rimandava appunto a mia madre. Ecco, proprio perché solo da loro due ho avuto a così ampia distanza di tempo, nell'infanzia e nell'adolescenza come mai, e nella età matura, questo senso del cristianesimo che non è praticato come rituale, ma come evento, no? Cioè la messa detta da Don Flori, anche in una chiesetta deserta o semideserta di campagna, aveva un senso profondo e diceva delle omelie così belle e così diciamo profetiche nel senso vero della parola, no? Profetiche, che insomma si sentiva che stava nascendo qualcosa. Venne, raggiunse il colmo, tripudiò l'istante. Si fece in una compiuta coincidenza di passato e di presente. Crollò ogni divario fra tempo e tempo in una eternità accecante. Mattina che tutte le annulla e tutte le comprende. Mattina di conciliazione santa. Sei stato uno dei protagonisti e uno dei testimoni della mitica stagione fiorentina degli anni 30, la stagione del frontespizio e di Campo di Marte, la stagione del caffè delle Giubbe Rosse, dove si trovavano con te Palazzeschi, Montale, Bo e Parrocchio, dove vi raggiungevano da Milano Vigorelli e Gaga. Quali erano i temi delle vostre discussioni? Qual è il clima di quel gruppo di giovani poeti, narratori, critici e anche pittori come Ottone Rosai? Ma io, ecco, devo dire, quando ripenso a queste cose, ora, dal punto in cui mi trovo ora, che sono molto, molto avanzato negli anni, io vedo, come dire, un'epoca ancora molto umana, ecco, un'epoca ancora molto umana, fino alla guerra mondiale, fino alla seconda guerra mondiale. Poi, ecco, le cose si cominciano molto a complicare e, insomma, anche a diventare molto difficili da interpretare e da vivere decorosamente, ecco. Cioè, quando il nazismo scende, ecco, dalla Germania anche nel Mediterraneo, cioè, con la guerra di Spagna e poi, ecco, allora cambia l'umanità, cambia, cioè, la condizione consapevole dell'uomo sociale, dell'uomo che convive con gli altri uomini. Il nazismo è veramente, secondo me, il drago, la bestia nera. Perché anche il fascismo, che si nazifica, diventa un'altra cosa.
mezzogiorno quasi di mare balena sul colle, incide a fuoco i palazzi. Non di meno, oscuro era ciò che si aggirava tra cielo e terra in quel tempo, viene in mente a qualcuno e lo confida al suo vicino che apre e chiude le palpebre. Quel che è dietro la magnificenza di un principe e dietro la miseria dei suoi servi, sparito in qualche piega dell'opera, placato è da presumere, forse estinto, riaffiora in pieno sole di luglio dal numero d'oro delle alte fabbriche dinanzi allo spiraglio di una mente estatica. Un istante solo, poi rientra nei cunicoli e non turba il colpo d'occhio né la contemplazione prolungata del miracolo. La veduta senza macchia ruota perfetta sul prisma. La piazza, i barbacani, gli spalti, le torricole, fra tetto e tetto la linea o l'idea all'infinito dei monti. Tutto esatto, tutto concluso in armonia. C'è giustizia, ma non felicità nella storia. Si chiede e si risponde il pensiero che un po' specula e un poco farnetica. L'estate è piena. Il meriggio leva di cervello. Non bastano neppure questi ponti e queste travature a rimuovere l'afa e l'oppressione. Sarà meglio dopo, quando la cupola sarà tutta voltata fino all'ovo e chiusa sopra di noi. Allora ci sarà anche fresco in ogni parte della basilica, si spera. Intanto di questa stagione siamo richiesti di accrescere il lavoro, di allungare la giornata. Quando gli altri per tutta Firenze sonnecchiano nella lunga siesta dei giorni di canicola, noi siamo più che mai all'opera. Le fiasche vanno e vengono tra le mani dei garzoni e dei maestri e presto sono asciutte. Le ore sono lunghe. Ser Filippo non conosce pausa, sparisce e ricompare di continuo. Gli frullano per il capo mille idee, ma una, fissa, ne sovrasta tutte. Questa cupola. Ma io non ho ancora capito, a tanta distanza, che cosa si intenda veramente con questa definizione, a posteriori poi, no? Fatta dai professori, per ragioni forse anche di semplificazione. Si può intendere forse. Questa è una spiegazione che mi do io stesso a posteriori, no? Che in fondo, ecco, cercavamo di introflettere il discorso, ecco, da quello che era stato un po' ampio, oratorio, e anche un po' bellissimo, fra l'altro, non voglio negarlo, ma insomma così, insomma. Trionfale, no? Della generazione di Bannunzio, Pascoli. Pascoli meno, ma anche lui aveva contribuito a questo spreco, diremmo così, di linguaggio e di solennità linguistica, insomma, e quindi anche di enfasi, no? Di introflettere, di cercare l'uomo interiore, insomma, che cosa era all'interno di tutto questo,
l'uomo nella sua condizione vera di esperienza e di sofferenza, insomma. L'esperienza è una cosa che veniva quasi negata, ritenuta superflua, cioè sembrava che la partita fosse già perduta, che l'uomo fosse... come poteva essere stato già in Montale, per esempio, no? Il male di vivere, in Ungaretti, il naufragio. È molto più semplice, ecco, avere una specie di pessimismo, diciamo, ecco, pregiudiziale, che invece avere una esperienza contraddittoria del mondo. E questa è stata un po' la mia cosa, insomma. Fatto sempre con una certa speranza, questo devo dirlo, una certa fiducia, insomma. Non tanto, ma insomma che quello che non è oggi può essere domani, insomma che il mondo, la progressione possibile dell'umano possa accadere, insomma. Beh, io dunque sono stato amico di Carlo Bo, siamo stati, come dire, fraternamente amici con Romano Bilenchi, per esempio, che è un narratore di primo piano che non ha molta popolarità, ma è veramente un grande scrittore. Anche lui non è molto giovane, ma è molto, anzi, ha un'età molto avanzata anche lui. Però ecco, è stata una perdita anche quella, molto forte. E c'è la nostalgia. Ma ecco, c'è questo che si può raggiungere forse invecchiando, che a un certo punto queste differenze fra vita e morte, queste siepi, queste separazioni, si attenuano. Perché sembra, a me sembra di parlare ancora con loro, con Carlo Bo, con Romano Bilenchi, per esempio, no? Con altri, Oreste Macri, per esempio, e Leone Chabert, come se fossero vivi, e forse io sono in parte già di là, insomma, questa separazione si è attenuata, ed è una frontiera, diciamo, perforabile da una parte e dall'altra. Solo la convinzione che si raggiunge con l'età e con l'esperienza, che non siamo quasi nulla, no? Ecco, se uno questa umiltà la vive come tale, no? Anche come grado di conoscenza, oltre che come stato di pace dell'anima, io penso che appunto possa sentirsi non indegno di esserne in questo grande miracolo, prodigio che è la vita. La vita è più grande di tutto, più grande della storia, più grande della nostra storia. A volte si tocca il punto fermo e impensabile, dove nulla da nulla è più diviso, né morte da vita, né innocenza da colpa, e dove anche il dolore è gioia piena. Sono cose queste che si dicono per noi soltanto, altri ne riderebbero, ma dire si devono. Le annoto per te che le sai bene e per testimonianza dell'amore eterno.